tra virgolette, di gruppo, hai tre ragazzi che hanno realizzato un progetto insieme alla scuola, con l'ausilio anche e l'appoggio da parte della preside e degli insegnanti, di un progetto chiamato il progetto proprio dei lupacchiotti rosso-blu. È un progetto con un indirizzo per quanto riguarda la scuola, un indirizzo grafico. Adesso non vorrei, ma lo sentirete meglio nell'intervista. Insomma, un progetto su una passione che è quella del Cosenza. Hanno creato questa pagina Facebook che ha più di 2000 mi piace, e stanno realizzando tante foto, tante news. E poi il sogno ieri realizzato al bordo campo, proprio a seguire la loro squadra come dei fotografi veramente professionisti. Sentiamoli, poi naturalmente la sigla con replay. Ci vediamo la settimana prossima, arrivederci. Questi tre ragazzi hanno ideato un progetto davvero molto importante, originale e curioso. Intanto, come si chiama questo progetto? Lupacchiotti rosso-blu. Allora, il vostro nome, tutti e tre. Simone, Antonio, Claudio. Allora, Lupacchiotti rosso-blu, che cos'è? Spiegaci intanto a chi è venuta in mente questa idea. Praticamente questa idea è nata da noi tre e è nata a scuola. Prima ha iniziato per scherzo, così per passione, ma poi ci siamo accorti che stava diventando una cosa seria e infatti lo è diventato. Che cosa consiste? Che cosa fate? Allora, praticamente abbiamo creato una pagina Facebook dove abbiamo raggiunto i 2000 mi piace e abbiamo creato anche un sito web dove siamo arrivati a oltre 7000 visualizzazioni in 3 mesi. E noi, il nostro progetto è quello di informare tutti i tifosi cosentini su tutte le news della squadra e del club. Intanto, quale scuola? Itas Unit Leonardo da Vinci. Come hanno preso le insegnanti lì, magari naturalmente uno o più insegnanti di questo bel progetto legato poi a una squadra di calcio? Molto contenti, gli insegnanti ci tengono a questo progetto, la scuola ci sta appoggiando a questo bellissimo progetto, una bella idea. Quando nasce invece la passione per il Cosenza, visto che tutti e tre siete appassionati dei lupi? Sì, siamo appassionati da ormai dalla nascita. È una cosa molto bella che ci lega con la passione per il Cosenza Calcio e la facciamo con molto piacere. Senti, invece mi hanno detto che avete avuto la possibilità, mi hanno detto, naturalmente ci sono anche le fotografie, c'è stata una bella cosa proprio domenica contro il Benevento. Ci spieghi che cosa è successo durante i 90 minuti? Sì, allora avevamo in mente già da tanto tempo di fare delle foto in campo durante le partite. E grazie all'addetto stampa e alla società del Cosenza Calcio abbiamo avuto l'autorizzazione. Ci ha aiutato anche la scuola. E proprio ieri contro il Benevento siamo entrati in campo a fare le foto ai calciatori con ottimi risultati. Allora, tra tutte le foto che avete fatto, quella che ha avuto più visualizzazioni o quella che vi è piaciuta di più? Allora, la foto più bella è stata quella. Perché sorridi? Perché ce ne sono tante foto belle per questo, però la più bella è stata quella fatta e scattata in tribuna ai tifosi. Durante Durante quale partita? la partita Cosenza-Benevento di ieri. Ah, ecco, invece per quanto riguarda le altre partite, visto questa pagina Facebook, quanto tempo c'ha? È nata da 3 mesi. Quindi proprio in fase embrionale. Sì. Noi infatti andiamo anche agli allenamenti, alle conferenze stampa durante la settimana e scattiamo foto e pubblichiamo interviste. Come reagiscono i tifosi? Cioè, per lo più sono tifosi che naturalmente seguono la pagina. Sì, abbiamo molti seguaci, molta gente che ci segue, questo a noi fa molto piacere. Chiedevo prima ai ragazzi come avessero preso gli insegnanti questo bel progetto. Le chiedo lei cosa ne pensa di questi ragazzi, insomma, che hanno delle idee. Comunque, le idee a prescindere sono sempre belle. Le idee sono splendide, anche perché comunque noi poggiamo sui loro desideri, le loro aspettative, i loro gusti. In questo caso stiamo parlando di calcio, quindi loro sono così entusiasti di quello che fanno e quindi si applicano con la passione, che è la cosa primaria. Poi, a prescindere dalle competenze che acquisiscono nel corso di studi che frequentano, perché loro frequentano un corso di studi solo al terzo anno. Quindi, se vogliamo, anche all'inizio del corso di specializzazione di grafica e comunicazione. Però quindi si appassionano anche a scoprire i nuovi programmi, perché noi abbiamo un laboratorio
e dove ci sono tutti gli strumenti di un certo livello professionali e lavorano proprio anche sul suono, sul video, sulla foto e sul giornalismo. Noi abbiamo una radio che si chiama O2, che significa ossigeno, il simbolo dell'ossigeno, e un giornalino che si chiama La Voce di Leo. Chiamiamo giornalino perché è un giornale, ma giornalino perché essendo una cosa scolastica ormai ha preso questa tipologia di nome e continuiamo con giornalino, che ha vinto il primo premio lì perché è un giornalino multimediale che si può sfogliare sul sito, siamo già al terzo anno, e che ha vinto il primo premio a carattere nazionale, quindi siamo stati anche a ritirare questo premio, è stato un premio importante, quindi loro si cimentano in scrivere l'articolo, anche loro fanno le interviste, anche loro riprendono, come vedete, le varie interviste, poi montano, smontano e organizzano il lavoro. Ripeto, sono ancora al terzo anno, il corso siamo arrivati al quarto anno, quindi per loro se c'è la passione, che di qualsiasi genere di tematica, noi supportiamo, cioè seguiamo le inclinazioni, perché sappiamo che quando un lavoro si fa con passione non pesa il lavoro, non si guardano le ore, non si guarda la fatica che si fa, perché si fa volentieri, e noi su questo puntiamo. I docenti sono tutti contenti dei ragazzi, delle classi in generale che hanno, perché proprio stimoliamo, noi in effetti siamo più da stimolatori, da guida, da tutoring per loro, ma poi devono fare tutto loro. Sbagliano, non fa niente, si riparte da capo.